Via. Ciao Cristian, grazie di averci chiesto di partecipare a Dial Blood, questa sorta di compendium sul metal nazionale. Gestiamo questa chiacchierata in due, io e Samuel, e la gestiamo un po' in maniera diversa rispetto agli altri video che abbiamo visto fino adesso. Sono io a chiedere a te, Samuel, qual è stato il tuo primo contatto con il metal? Allora, il mio primo contatto con questo genere musicale avvenne quando ero molto bambino, tanto che mi appassionai ai film horror, tra i quali Profondo Rosso, e da lì nacque la passione per la musica dei film horror, ad esempio quella dei Goblin, la colonna sonora. Questo mi ha portato ad acquistare le varie colonne sonore in uscita dei film di Dario Argento, fino al 1986, dove la colonna sonora non era più formata dal singolo musicista o dalla band, ma era una greatest hits di vari musicisti, tra i quali Motörhead e Iron Maiden. Folgorato da questa nuova sonorità, andai ad approfondirla al negozio di dischi vicino a casa. Tanto che poi, passando per Manowar, Creator, sono arrivato alla prima ondata del black metal, quindi i primi Venom, Bathory, Celtic Frost, Sarcofago, Sepultura. Anche Anche Kiss. Infatti Kiss, sempre presenti ovviamente nell'ascolto. Tanto che, poi. infatti, noi ci siamo conosciuti in un negozio di spartiti perché cercavo degli spartiti di Kiss, e da lì incontrai Damian. E io avevo appunto Kiss come mio gruppo preferito e li avevo scoperti nell'82 con Creature of the Night, che mi venne regalato all'epoca per, diciamo così, per Natale, pensando di regalarmi un disco di pop rock come ormai facevano i Kiss da qualche anno. In realtà era il disco più pesante che avevano fatto fino a quel momento, quindi fu amore a prima vista sia per l'immagine che avevano e sia per quel suono innanzitutto di batteria potentissimo e la voce un po' più gutturale di Gene Simmons. Insomma, era un disco abbastanza oscuro e questa cosa qui mi colpì molto. Poi successivamente il mio interesse è sempre rimasto sull'hard rock. E poi si è spostato su tipo Twisted Sister, Alice Cooper, si è spostato sul metal, King Diamond, sempre cose abbastanza teatrali, diciamo. Poi i classici, Iron Maiden, insomma, su tutti. Piano piano sono arrivato al thrash con i primi Metallica e i Megadeth, e fino poi a quello che è il black metal, tra virgolette, nella sua prima ondata, come diceva Samuel, che però non sono mai riuscito a comprendere inizialmente. E in effetti poi il mio primo contatto col black metal è stato proprio con gli Evil. Sì, gli Evil praticamente nascono dalla mia voglia di ampliare gli orizzonti musicali. Io prima suonavo in una thrash metal band, però la nuova sensazione dei primi anni 90, sensazioni tipo Dartron, Burzum, Mayhem, mi ha invogliato a ripercorrere gli stessi passi, però sempre influenzato dalla musica dei Goblin di cui ho parlato prima. Da lì conobbi Giordano e Suspiria e abbiamo formato un trio. Con questo trio abbiamo registrato un primo demo dove io mi occupavo delle chitarre, del basso, della batteria, e Giordano si occupava della voce, della tastiera, e Suspiria della voce femminile. Poi questo trio non ci permetteva però di suonare live, e da lì che abbiamo cercato altri musicisti, tra i quali Damian, che avevo conosciuto, come ho detto prima, nei negozi spartiti musicali, e Eh che sì. accettò di buon grado di far parte di questa congrega, diciamo. Sì, Perché non e era solo musicale, era anche esoterica, occulta come ideologia. infatti era questo è stato, come dicevo prima, il mio primo contatto con il black metal è stato proprio con gli Evil, nel senso che a fronte di un black metal che avevo conosciuto fino a quel momento molto grezzo, poco atmosferico, il primo demo che ho acquistato in quello che era il negozio di dischi metal più conosciuto a Padova, anche più fornito, assolutamente, che si chiamava Stone Roses. E questo primo demo aveva una caratteristica che mi aveva colpito molto, perché ero anch'io amante dei film horror come Samuel. E questo demo aveva una sonorità completamente diversa, era assolutamente atmosferica, i ritmi erano più lenti, c'era tanta. C'era un cedere esoterico, se Esatto, sì, vogliamo. c'era un'atmosfera veramente particolare. Per quanto io non fossi inizialmente all'interno di questo tipo di visione della musica, e anche filosofica, mi colpì molto perché quello che trasmetteva questo demo era proprio l'assoluta convinzione e partecipazione a quello che stavano facendo. E quindi rimasi folgorato totalmente. Successivamente ho incontrato Samuel, mi sono proposto come batterista, ci siamo trovati e da lì è nata la nostra, Da lì è nata la diciamo, magia, se vogliamo. Abbiamo esatto. fatto qualche data in giro per l'Italia, in giro per l'Europa. Poi, pur amando questo tipo di sonorità molto progressivo, se posso usare il termine,
noi eravamo anche amanti della vecchia scuola sulfurea del black metal, quindi parallelamente abbiamo creato io e Damian una band che si chiama Death Dies, dove là ci sfogavamo in ritmiche più al vetriolo, testi più diretti, e abbiamo praticamente portato la nostra passione su un ambito all'epoca più trash black metal, fino ad approdare ai giorni nostri, che possiamo parlare di una black metal old style, veramente Sì, vecchia infatti, scuola. è stato, diciamo, Un un ritorno agli lungo anni ritorno. 90 ultimamente. Sì, i Death Dies nascevano come progetto parallelo agli Evol, appunto cercando di esplorare un'area diversa del metal e del black metal, no? Quella più veloce, quella più sanguigna, perché nel frattempo poi i miei ascolti erano maturati anche in quella direzione, mi ero appassionato molto a tempi più accelerati. Mi trasmetteva molto anche quello. E proprio per questo poi comunque abbiamo partecipato anche al progetto Satanel, che era di un nostro caro amico che adesso non è più qui, e che arrivava perfino a tempi più primordiali come, se vogliamo, cronologia di sonorità. Parliamo di un genere simile a Burzum Dartron, ma molto personale, non farei neanche paragoni. Secondo me era proprio Sì, il black metal assolutamente. italiano di concetto per concetto, Sì, era sì, proprio sì. l'essenza del black metal italiano. Sì. Adesso senza nulla, no, guarda, non esistono più, pace l'anima sua, di Destroyer, nostro caro fratello, però lui era proprio un abile compositore, un abile arrangiatore, aveva delle idee molto all'avanguardia, già pur rimanendo dentro un contesto dove è molto difficile uscire dal concerto, cioè dal Sì, contesto, fare perché qualcosa di se, pur originale non è rimanendo semplice. coerente, diciamo che Destroyer l'ha dimostrato. Infatti, Satanel sono stati un grande gruppo anche a cui ho partecipato anch'io successivamente, facendo concerti, pubblicando dischi. Purtroppo nel 2010 Stefano è venuto a Destroyer, è venuto a mancare, Esatto, e per quindi cui il progetto si è sì, interrotto. infatti Satana ormai era diventata la nostra priorità. Non avendo più questa priorità, io e Damian siamo tornati a riportare in vita i Death Dies, che penso che per un anno li abbiamo lasciati un po' in stallo Eh per andare sì. avanti con i Satanel. Però volevamo scostarci ancora ulteriormente dalle sonorità che avevamo proposto all'epoca, Fino a quel quindi momento, sì. cercando Sì, un suono un po' più oscuro, no? Più doom. diciamo che un po' anche la morte di Destroyer, così il mood generale non era, diciamo, Era più funebre, era esatto, funereo. esattamente, sì, esattamente proprio quello. Per cui le composizioni successive hanno risentito di questo mood. Siamo andati un po' a ripescare verso quello che erano i Celtic Frost, sonorità più plumbe, Primi cose del Gathering, genere. Catatonia, sì, quelli più, diciamo, un doom quasi, pur sempre violento, ma comunque depressivo, molto scuro, tenebre, Negatron Esatto, e tenebre. abbiamo, diciamo, stampato questo progetto Death Dies Tenebre, Negatron. Siamo sempre noi, ovviamente, però volevamo dare un'accezione diversa, proprio perché le sonorità si staccavano da tutto quello che avevamo fatto prima. Successivamente i Death Dies sono tornati con un'altra formazione, perché insomma sono cambiate abbastanza spesso, e con altri live, altri lavori. E fino ai giorni nostri in cui abbiamo una formazione ancora totalmente rinnovata, un nuovo cantante, e parallelamente però abbiamo questo progetto che si chiama Lucifer for President, un progetto di Niconoclast, che è un vecchio chitarrista solista dei Death Dies, proprio dei primi Death Dies. Frontman degli Enzoff. Esatto, ex frontman degli Azov, una band anche quella che fa parte della storia del metal italiano. E ai giorni nostri abbiamo un disco in uscita a novembre, abbiamo fatto il primo concerto pochi giorni fa e siamo adesso in preparazione di quello che sono le nuove canzoni per il nuovo disco di Death Dies, che speriamo esca l'anno prossimo, insomma, col cantante nuovo che presenteremo più avanti. Che penso che abbiamo detto tutto. Sì, ti ringraziamo Christian della possibilità e ci vediamo presto.